Bentrovati con Vita e Salute. In questa puntata affronteremo un argomento tipicamente estivo, perché parleremo di lotta alle zanzare, un problema infatti che si presenta nel periodo più caldo, un problema per il quale è importante fare prevenzione, ma conosceremo anche chi provvede proprio a tutelare la cittadinanza da questo punto di vista. A tal proposito siamo in compagnia del dottor Enrico Fasolo, tecnico della prevenzione del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULS 8 Berica. Ci troviamo proprio all'interno dei locali del SISP situati in via Cappellari a Vicenza, proprio per approfondire questo tema, perché io direi che sia importante dare dei consigli alla cittadinanza, ma prima di questo introduciamo l'argomento. Parliamo di zanzare e più in generale di arbovirosi. Che cosa sono? Esatto. Oggi parliamo di una tematica di interesse sanitario che va oltre quello che forse è l'immaginario comune della zanzara, cioè un qualcosa che crea un disturbo a seguito della puntura. Le arbovirosi sono quelle malattie di origine virale generate dagli artropodi, cioè da insetti invertebrati che sono competenti e capaci di trasmettere talune forme virali che, soprattutto in soggetti con caratteristiche di fragilità o anche donne in stato di gravidanza, in particolare per un tipo di patogeno, possono indurre in molti casi anche solo febbre e malessere, ma in altri casi manifestazioni più severe, quadri clinici severi legati a coinvolgimento del sistema nervoso o addirittura alla morte in alcuni casi. Quindi insomma è importante stare attenti. Ecco, in questa puntata quindi approfondiamo proprio il discorso delle zanzare. Quindi dicevamo, a volte quello che passa per un semplice beccone in qualche caso potrebbe avere anche delle conseguenze più serie. Esatto, dobbiamo essere comunque rassicurati dal fatto che esiste tutta una catena di piani e di programmi a livello addirittura mondiale da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che negli ultimi anni ha dato tutta una serie di indicazioni recepite a livello europeo e poi a cascata a livello italiano da parte del Ministero della Salute attraverso l'adozione di uno specifico piano, che viene poi definito, specificato a livello regionale, che garantisce un sistema secondo il cosiddetto approccio One Health, cioè sono un paio di parole che vanno a identificare un nuovo modo di intendere la salute che coinvolge l'essere umano, l'ambiente e gli animali, in un'ottica però multidisciplinare. Infatti oggi vi parlo come tecnico della prevenzione, una figura che in passato era il cosiddetto vigile sanitario, gli ispettori sanitari dell'ULS, incardinati nel Dipartimento di Prevenzione, ma che per questa tematica soprattutto deve coinvolgere i dirigenti medici, gli assistenti sanitari, i servizi veterinari anche. Quindi ci sono tutta una serie di azioni, prima fra tutti la comunicazione del rischio che stiamo facendo oggi, della quale vi ringrazio. Certo, infatti stiamo registrando questa puntata, ma so che ad esempio siete impegnati anche proprio in incontri di informazione. Esatto, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica è in stretta sinergia e attività con i comuni che come rappresentanti sul territorio della massima autorità sanitaria organizzano in alcuni casi degli incontri proprio di sensibilizzazione su questa tematica, e attraverso anche la consulenza di entomologi riusciamo a dare un servizio alla popolazione. Allora, cerchiamo anche in questo spazio di dare qualche indicazione. Innanzitutto parliamo proprio alla cittadinanza, ai nostri telespettatori. Quali sono alcuni consigli che possiamo dare loro proprio per fare prevenzione dalle zanzare? Per fare prevenzione in generale è opportuno conoscere il tipo di rischio. Abbiamo parlato delle conseguenze che possono generare le zanzare. Dobbiamo capire come queste si replicano. Infatti si parla di strategie di controllo vettoriale, il vettore e la zanzara. Queste si replicano necessariamente deponendo delle uova in prossimità di fonti di acqua stagnante, e già questo ci dà un primo elemento. La formulazione più comune del rischio è data dal prodotto per la probabilità, per il danno, la magnitudo di ciò che può capitare. Dobbiamo intervenire su uno di questi due fattori. Sul danno facciamo ancora un po' fatica, lo stato dell'arte non ci dà ad esempio una vasta gamma di vaccini contro utilizzabili per proteggerci. Possiamo invece intervenire sulla probabilità, sulla frequenza di accadimento attraverso interventi appunto di prevenzione che vanno a ridurre questo fattore. Nel quotidiano dobbiamo quindi pensare alle nostre pertinenze, alle nostre abitazioni e eliminare tutte le fonti d'acqua stagnanti. L'esempio più classico è quello dei sottovasi, devono essere svuotati a terra periodicamente, anche una volta al giorno.
Ci sono anche fonti d'acqua che non possiamo eliminare, pozzetti, canalizzazioni, cavità ipogee, pozzanghere. Dobbiamo trattarle attraverso una serie di prodotti che esistono, che hanno meccanismi d'azione diversi, atti a eliminare i cosiddetti focolai larvali, quindi a interrompere la replicazione delle zanzare. Come Ulsotto stiamo distribuendo ai comuni delle piccole forniture di prodotti antilarvali atte a sensibilizzare la popolazione prima di tutto nel dire che esistono questi prodotti e su come utilizzarli. Ecco, invece a livello comunale, ecco, come interagite proprio con i comuni e come intervenite poi sul territorio proprio per fare attività di prevenzione e anche di disinfestazione? La strategia integrata prevede che i comuni, mediante l'utilizzo di ditte di disinfestazione con un'unità tecnico-professionale specifica, effettuino dei trattamenti antilarvali, appunto, quindi su tutta la rete di caditoie stradali pubbliche, e che questi trattamenti poi siano sottoposti a un processo di valutazione dell'efficacia attraverso diciamo, la consulenza appunto di entomologi, che sono queste figure che studiano gli insetti, che proprio materialmente si apre il pozzetto della caditoia stradale, si eseguono dei prelievi di acqua secondo una certa metodica e si osservano la presenza di larve e a che stadio di sviluppo sono. Secondo certi parametri stabiliti a livello regionale si dice o meno se l'intervento è stato efficace. L'intervento purtroppo è soggetto a una serie di variabili, prime fra tutte le abbondanti precipitazioni. Se si fa il trattamento e il giorno dopo c'è un'abbondante pioggia, si ha un effetto di dilavamento e questo deve essere ripetuto. Per esempio, com'è la situazione in questo 2023? Per il momento possiamo dire positiva, nel senso che non abbiamo particolari rilevazioni di positività, i trattamenti stanno venendo eseguiti. Se pensiamo all'anno scorso, avevamo avuto già a giugno un caso di segnalazione del virus di West Nile, che è endemico ormai nel nostro territorio, ad oggi possiamo dire ancora che non c'è stata questa segnalazione. Quindi ecco esattamente il vostro ruolo, quindi definiamolo. Il nostro ruolo come servizio di igiene e sanità pubblica è di coordinamento e supporto soprattutto alla rete comunale, agli uffici tecnici e a quei tecnici comunali che fanno un gran lavoro di coordinamento con le ditte attraverso specifici capitolati, insomma, di appalto che vengono anche definiti a livello regionale come linee di indirizzo. E quindi supporto, sensibilizzazione, come gli incontri come oggi, come gli incontri che facciamo in alcuni comuni, distribuzione dei prodotti, distribuzione di materiale informativo sulle piattaforme del sito web dell'azienda, ma anche quello regionale, e di controllo, comunque vigilanza, perché le ordinanze comunali che impongono ai cittadini di effettuare trattamenti antilarvali o comunque di eliminare le fonti d'acqua stagnanti prevedono poi anche delle sanzioni in alcuni casi. E infine parliamo ancora di zanzare, perché ci sono diverse tipologie. Sì, noi facciamo riferimento, senza diciamo dover aprire un libro di entomatologia, a due grandi famiglie, generi di zanzare, che sono la Aedes e la Culex. La prima è la cosiddetta zanzara tigre. Aedes è sinonimo di edilizia, quindi è quella che preferisce diciamo stabilirsi e vivere in città. La Culex invece è un po' la zanzara comune. Perché dobbiamo distinguere queste due tipologie di zanzare? Perché si portano dietro dei concetti di competenza e capacità a trasmettere determinati virus, che sono diversi. I nomi che dobbiamo un po' introdurre nel nostro vocabolario per conoscere il rischio sono il West Nile e l'Usutu, abbinandoli alla Culex. Poi abbiamo altre forme un po' più rare importate, come la dengue, la chikungunya o la zika, che sono tutte sono i nomi dei virus che le zanzare sono in grado quindi di trasmettere, di solito attraverso la saliva durante la puntura, e quindi infettare le persone. Quindi insomma, per saperne di più rimandiamo anche agli incontri formativi che state facendo, oppure ecco, chi avesse bisogno di ulteriori informazioni, di consigli, a chi può rivolgersi? Sicuramente ai comuni, in quanto stiamo anche condividendo una campagna di informazione su base regionale per appunto conoscere il rischio e prevenirlo. Anche sul nostro sito aziendale ci sono delle buone pratiche raccomandate, e poi per chi diciamo vuole approfondire ci sono anche i documenti addetti, per gli addetti ai lavori, che però forniscono anche una dispensa, non sono solo mere fonti normative. Pensiamo alla delibera di giunta regionale 389 del 2023 e al piano nazionale di sorveglianza e prevenzione dell'arbovirosi.
Dottor Fasolo, grazie per i suoi consigli e per le sue informazioni. Siamo giunti al termine di questo spazio, quindi insieme a lei ringrazio i nostri telespettatori che ci hanno seguiti e do loro appuntamento alla settimana prossima con Vita e Salute. Arrivederci. Grazie a voi, arrivederci.